La Direzione Investigativa Antimafia di Catania, in ottemperanza al decreto emanato dal prefetto di Siracusa Giuseppe Castaldo, ha coordinato l'accesso ispettivo in un cantiere dove sono in corso i lavori appaltati dal Comune di Siracusa per la ristrutturazione di un edificio scolastico nella zona alta della città per un importo di 1.853.000 euro. Il controllo della DIA riguarda tutta l'impresa coinvolta nei lavori ed effettuato in sinergia con il gruppo Interforze, istituito all'ufficio territoriale del governo di Catania, è composto dai rappresentanti della DIA, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Provveditorato alle Opere Pubbliche, della Direzione Territoriale del Lavoro ed è finalizzato a prevenire le infiltrazioni mafiose nei cantieri di lavoro. L'accesso al cantiere di Siracusa è stato effettuato in maniera tale da non ostacolare l'attività lavorativa e ha permesso il controllo di operai e mezzi riconducibili all'impresa appaltante, l'assetto societario dell'impresa impegnata nel cantiere, i rapporti contrattuali in essere, le maestranze identificate e i mezzi d'opera individuati saranno oggetto di accertamenti e riscontri alla fine di rilevare criticità legate a eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata.